Siamo qui con Yolanda Pomposelli, press office della 4U Communication. Yolanda, questa collaborazione con la Meno Alfano Event Planner nasce con l'idea di realizzare cosa? Di realizzare un sogno della signora Meno Alfano, ma soprattutto il sogno di tutte le donne, di vedere un mondo pieno di amore. Un investimento per il futuro? Assolutamente sì, un investimento per l'umanità. Yolanda, un grande impegno coordinare tutta questa macchina organizzativa. Ecco, a parte la stanchezza sicuramente, cosa ti ricorderai maggiormente di questa impresa? Di questa impresa sicuramente mi ricorderò le tantissime persone che hanno collaborato, uno staff immenso, parlare di 240 persone solo di staff è veramente un grandissimo numero, perché un evento non si costruisce in un giorno solo né con una sola persona, ma con tante persone e con un team di professionisti. E tu sei artefice insieme a Yolanda Pomposelli di tutto ciò. Sì, ovviamente per commissione della splendida event planner Meno Alfano, che ha permesso tutto ciò. Noi l'abbiamo supportata, abbiamo creduto in lei, perché poi, come appunto tutti sanno, il 25 novembre è una giornata molto particolare, quella contro la violenza sulle donne, ed inoltre abbiamo coinvolto anche l'alta moda, quindi top luxury brand da tutta l'Italia, un evento nazionale, sono orgogliosa di farne parte. Quanto oggi si può continuare a parlare d'amore? L'amore prevale sempre su tutto, poi in una giornata come quella di oggi, che è dedicata alle donne, non si può non parlare di amore, perché la metafora nostra della Cenerentola, io mi immagino sempre una Cenerentola, e per te così come se lo può immaginare il sogno dell'amore una donna, no? Attraverso anche una fiaba semplice come quella di Cenerentola. E sì, no, oggi è una giornata importante, un evento prestigioso, si parla di wedding, luxury wedding, ci sono dei brand molto importanti, è tutta un'idea, un sogno che è diventata un'idea poi e si è realizzata, è diventata realtà di Meno Alfano. Quindi oggi abbiamo sognato insieme, ci siamo emozionati insieme e abbiamo capito quanto siano belle le cose belle. E siamo stati ancora insieme per dire un no in una giornata così importante alla violenza, un no alla violenza sulle donne, ma anche una violenza anche sugli uomini, no alla violenza che significhi discriminazione, no alla violenza che significhi violenza, no alla violenza che significhi non ascolto. Bisogna ascoltare, bisogna ascoltarsi e bisogna cercare di usare il dono più bello che in questa vita ci è stato fatto, che è stata la parola, che è la parola. Com'è nata l'idea? Da un sogno si può dire da bambina. Io amo sognare. Sognare è una cosa che ti dà carica e ti dà una spinta proprio per andare avanti, ti spinge proprio verso un universo bello, perché ti porta in quella dimensione dove tu, ecco, vuoi raggiungere, per raggiungere i tuoi scopi, i tuoi desideri, lotti e non ti arrendi. Quindi sicuramente le favole ci aiutano ad imparare ed imparare ci aiuta a vivere. Quindi in maniera analogistica imparare ci aiuta a vivere.